qualunque processo che avviene all'interno della natura è circolare, proprio perché quello che la pianta fa cadere diventa buono per il terreno e buono per l'animale che vive nel terreno. E poi l'animale che vive nel terreno trasforma di nuovo quello che era il rifiuto per la pianta, diventa concime per un fiore. Allora, questa circolarità va assolutamente guardata con interesse anche nella cultura. La circular economy alla fine guarda il mondo con questi occhi. Dice: quello che è rifiuto per qualcun altro può essere la materia per innescare un nuovo processo. E di nuovo è la natura che ce lo insegna. Il nostro pianeta non può permettersi più di avere una specie che spreca energia. Sono Massimo Temporelli, sono un fisico, ma mi piace da sempre definirmi Homo sapiens, perché credo che soprattutto nel XXI secolo servano persone che non utilizzino i saperi disciplinari verticali, ma quelle che invece si muovano orizzontalmente. Intorno ai 18-19 anni ho fatto una scelta che può sembrare bizzarra, perché mi sono iscritto a fisica. Perché può sembrare bizzarra? Perché io non ero bravo in matematica, non ero bravo a scuola in generale, sono stato bocciato in terza superiore. Io ero fisicamente abbastanza dotato, correvo veloce, ho voluto fare la cosa più difficile, allenando la mia mente, allenandola alle sfide, che credo sia la parte più importante della mia biografia. Le sfide sono una cosa interessante. Nel 2012, quando vidi per la prima volta una stampante 3D, decisi che avrei investito i prossimi anni, questi anni, in quel campo, in questo campo tecnologico abbastanza futuribile, ormai in realtà è presente, e che promette, cioè insieme noi umani e le tecnologie promettiamo di migliorare il mondo, che non è una cosa da poco. Parlo di robotica, di intelligenza artificiale, eppur guardo questi alberi, questi prati, naturalmente non posso non pensare che possa sembrare un conflitto quello tra la natura e la cultura, quello tra la biologia e la tecnologia. In realtà io non l'ho mai vissuta come una lotta tra questi due enti. Io vorrei un mondo, vorrei una vita, un'esistenza per l'Homo sapiens che sappia equilibrare, bilanciare queste due forze, che sono quelle naturali della nostra specie biologica e quelle culturali della nostra specie culturale. La stampante 3D è una tecnologia affascinante perché appunto trasforma il digitale in fisico. From bits to atoms, noi diciamo. Cioè, noi inseriamo delle informazioni, dei software nella macchina e la macchina, grazie a questi software, riproduce i movimenti nello spazio, quindi X, Y, Z, depositando della plastica sul piatto di stampa. Quindi voi vedrete costruirsi nel futuro i vostri oggetti davanti ai vostri occhi partendo dall'informazione, dai bit, dal software. La circular economy, che appunto oggi è una parola che va di moda, è una parola vecchia se ci pensate, è una parola che nasce con la natura. La natura è circolare. Banalmente il ciclo dell'acqua, quando piove l'acqua cade sulle montagne, torna nel mare, evapora, ma anche un frutto che cade da un albero, se non viene mangiato da un animale, che comunque è un'azione circolare, serve per alimentare il terreno su cui la pianta crescerà. Ecco, tutti questi concetti, che a me piace ricordare, si chiamano biomimesi, cioè quando gli umani, la cultura copia dalla natura, oggi li stiamo portando con intelligenza, spero, all'interno dei processi culturali.
A me piace immaginare che un giorno gli umani, insieme al certificato di nascita, quando nascono, riceveranno anche un kit di materiali. Un po' di plastica, un po' di metallo e un po' di legno. E attraverso questo processo circolare di produzione, di trasformazione degli atomi, grazie ai software, noi trasformeremo questi atomi una volta in un giocattolo quando saremo piccolini, poi in un parafango delle biciclette quando saremo più grandi e poi nell'infradito quando andremo al mare. Ma gli atomi sono gli stessi, io immagino proprio atomi per la vita, è un bello slogan, cioè una quantità di materia che noi abbiamo in eredità dalla generazione precedente e lasceremo in eredità a quella successiva, ma che trasformeremo via via grazie a questo mix tra cultura e natura. Oggi i cittadini, quelli bravi, dividono la plastica dalla carta, dall'organico e poi qualcuno deve occuparsi di andare a ritirare questi materiali in ricicleria e trasformarli in materia ancora buona per la produzione. Io mi immagino un mondo ancora migliore, perché lì c'è uno spreco di energia, c'è qualcuno che deve andare a prendere e portarla a casa. Noi siamo il risultato della coevoluzione tra biologia, la nostra, e la tecnologia, le macchine che inventiamo. Questa è una vera e propria simbiosi, una partnership tra noi e tutte le idee, le costruzioni, le invenzioni, le tecnologie appunto che tutti i giorni mettiamo in campo. Solo una sofisticata e consapevole tecnologia potrà salvare il mondo.